Il progetto è nato circa all'inizio dell'anno perché la riflessione degli artigiani e quindi anche nostro come comune era che bisognava dare segni e simboli alla città per riflettere e dare l'opportunità al passante di riflettere in qualsiasi momento. Il simbolo di Oristano è la brocca della sposa. Noi abbiamo pensato allora alla sposa violata ed ecco che è stata realizzata dalla maestra artigiana Angela Zuccheddu un'anfora nera che indica la sposa violata con dei fiori rossi che sono le lacrime. Naturalmente volevamo mandare anche il segnale chiaro e forte che l'arma dei carabinieri è presente nella città, ma in tutte le città, non soltanto per sanzionare, ma anche per aiutare, ascoltare, prevenire qualsiasi atto di violenza. E allora ecco unire il simbolo dell'arma dei carabinieri e poi la scarpetta rossa, che è il simbolo del progetto che ricorda il nazionale e contemporaneamente sta avvenendo in altre 100 città italiane.